cosa che va ad arricchire la definizione, quindi è un bagaglio più psicosociale, cioè c'è anche la dimensione più grossa. Cioè qua abbiamo detto psicofisico. Psicofisico c'è la dimensione sì, fisico. Allora, ragioniamo su dovete fermare la democrazia, ormai però che hanno detto quello. Allora, chi è, quali sono i gruppi che hanno raggiunto consenso? Non fatti fuori quelli che veramente hanno raggiunto consenso. Loro sono fermati sul gruppo di parlanda, ti pare detto vabbè ce l'abbiamo fatta, mi fido. Voi stavate ancora là in mezzo raccontando delle cose, quindi non mi fido. Voi siete amiche? No. Non lei sì. Sì. Fate tutte e due, fate a gruppi, a coppie della stessa facoltà? No. Allora, tu stai cercando di spiegare voi i fatti vostri, però io sto cercando di capire quali sono le caratteristiche di gruppi che hanno avuto consenso relativamente. Va bene, che definizione avete dato di salute? O definizione, quali sono i valori in campo, le dimensioni che avete individuato? Per noi il nostro consenso è stato che la salute è il benessere biologico, psicologico e sociale. Guarda il classico. E quindi c'è la domanda rapida per... voi pure avete raggiunto consenso? Ma noi abbiamo scritto diverse cose e nessuno ha espresso un dissenso, quindi yeah. Abbiamo sommato sì una serie di idee, penso abbiamo condiviso tutti, no? Più o meno? Tutto su cosa non sei d'accordo? Tu che cosa non sei d'accordo? No, non lo so. Però riprese. Abbiamo detto un po' di cosine, non so. Allora no, chi ha avuto consenso molto lapidari come loro? Benessere biologico, poi sapete che significa benessere biologico? Noi abbiamo cercato di raggiungere un consenso, non so se era quindi non so, c'era chi diceva famiglia, chi diceva lavoro, chi società, abbiamo fatto un insieme di tutto e abbiamo detto che l'insieme della vita che ci circonda, quindi chi per uno era diverso, aveva degli aspetti diversi. Quindi anche voi siete dovuti essere sommatori come loro nel gruppo. C'è stato qualche elemento di dissenso franco per cui voi non c'erano. Questo spirito del corpo magari. Equilibrio tra spirito e mente. Siamo un bel dissenso. Va bene. Qualcun altro che ha avuto consenso non c'è stato. Noi stavamo raggiungendo pian piano un consenso. Sì. Abbiamo discusso volentieri ancora, no? Però va bene. Qual è stato il punto e qual è stato il senso? No? La definizione qual è stato il punto di senso? Personali, condivisibili per un certo modo, ma poco, in senso empatico, poco appetibili per, cioè nel senso. Cioè io personalmente. Conoscenza. Cos'era? Conoscenza psichica. No, questa scusa, no, conoscenza. Cioè, ok, conoscenza e però anche consapevolezza del corpo e della mente e poi dello spirito. Per me no, ad esempio, per me non è una delle caratteristiche determinanti della salute. Va bene, quindi questo è stato. Anzi, può essere determinante di una sensazione di non salute, proprio la conoscenza per come è vagamente definita lì. Più o meno è stata la stessa riflessione vostra, lo spirito. Dite cosa avete raggiunto come consenso e anche qual è stato il momento di non consenso. Consenso è che il benessere e la mancanza, cioè benessere mente e corpo, cioè l'armonia tra tutte le cose che ti circondano nella vita, ti fa stare bene, cioè dal lavoro agli amici, alla famiglia, quindi uno stato di armonia totale, però si diceva l'equilibrio tra mente e corpo non prescinde dalla salute. Va bene.
non ho capito, non prescinde. Quello è l'elemento di distanza, che l'equilibrio realmente il corpo. O anche il fatto che magari lui diceva per me il benessere stare nella natura, magari non era un fatto che un pensiero, cioè magari può andare bene per una persona, ma per una, cioè molto relativo, penso che ognuno di noi diceva qualcosa che lo riguardava personalmente, cioè si poteva estrapolare come concetto e adesso utilizzare per tutti noi. Perfetto. Lato lungo e lungo. Beh, noi il consenso non abbiamo avuto ancora la possibilità di raggiungerlo, siamo stati piuttosto comunque d'accordo, aperti a raccogliere anche noi sommatori. Ci sono stati elementi di dissenso particolari? No, no, non particolari. Voi? Noi abbiamo raggiunto una definizione che trovate tutti d'accordo, che è quella classica del benessere biopsicosociale. La condizione di benessere biopsicosociale, però ci siamo arrivati attraverso tre declinazioni che abbiamo dato in intermedio, cioè un benessere psicofisico che influisce sulla capacità di relazionarsi con la realtà circostante e influisce poi sull'armonia generale della persona all'interno di un ambiente. Cioè si stava facendo una discussione sul fatto che per me ad esempio l'armonia non è un dato necessario per la salute, ma magari può essere una spinta anche un po' ideale verso l'armonia, ma secondo me ci può essere, io parlavo più di capacità di relazionarsi con la realtà, perché secondo me anche quando magari si sta in un ambiente non del tutto favorevole, però finché uno è in grado di reagire, di relazionarsi, per me è ancora in salute. Questo era il punto che ho. Però alla fine eravamo abbastanza... Sì, ha un senso dare un tempo limite, perché vuol dare la sensazione di come il processo negoziale, quando cominciate a ragionare sulla salute, porta anche i soggetti in negoziazione, quindi l'esperienza della vita, che ognuno ha fatto. E noi possiamo semplicemente sommare, risolvere dicendo in 5 minuti qual è la definizione, perché dietro abbiamo delle persone che hanno le traiettorie di vita. Voi qua? Più o meno abbiamo raggiunto tutto il consenso, a parte magari un punto però fondamentalmente quello che diceva anche il gruppo prima, cioè un discorso di salute come stato di benessere psicofisico, fondamentalmente è come qualche cosa che si inserisce nelle relazioni tra l'io però e l'ambiente che lo circonda, come un discorso che non può, cioè non esiste un corpo di salute di un corpo sano in un ambiente insalubre e viceversa fondamentalmente, quindi questo è un po' diverso sulle ambiente. Cioè, no, in teoria invece cioè, la salute è quando lo stato in cui lo stato personale dell'individuo coincide con il giudizio che ne dà la cultura dominante. Quindi, in generale, io sto bene, se c'è una cultura che dice che il mio stato è bene, quindi appunto un giudizio completamente arbitrario di bene e male, e io sto male se qualcuno dice che il mio stato è appunto dall'altra parte del muro, cioè dove stanno le cose male. Però è un giudizio arbitrario, che comunque una cultura dominante attribuisce alla persona, cioè io posso godere, non faccio retta, però cioè, la malattia si poteva dire, però cos'è la salute, può essere mentale e fisica, cioè il pazzo, il fuori di testa sta benissimo, non si rende conto di essere pazzo, ma c'è una cultura dominante che dice tu sei fuori di testa e quindi sei malato, però lui probabilmente nel suo stato di follia, che è un giudizio appunto etero imposto, ci sta da Dio e quindi per lui è salute. In questo senso giudizio, non è la comunità, cioè quello della cultura dominante. Avete capito tutto il discorso? Voi? Abbiamo fatto un discorso simile su anche, perché abbiamo parlato comunque di condizione psicofisica, di benessere, e c'è stato un po' di disaccordo sulla parola soggettivo, perché è stato... Perché c'era Martino. No, perché c'è stato questo tipo di... perché la soggettività c'è comunque una malattia, nel senso che c'è qualcuno che ti diagnostica una malattia. Però abbiamo anche pensato di contestualizzare questo tipo di benessere psicofisico, sia in termini temporali che in termini di luogo e condizioni sociali. Adesso giustamente mi diceva che alcune malattie psichiatriche che non sono considerate appunto malattie, anche scusa se mi ripeto la parola, però era tipo la schizofrenia, in altri tipi di paesi e proprio anche di continenti, cioè, alcune tribù sono considerate invece delle cose in più che hanno una persona, delle doti. Quindi è chiaro che dopodiché cioè, diventa per forza contestualizzato il concetto di salute.
seconda del, del, del contesto in cui ci troviamo. No, noi non siamo proprio riusciti ad aggiungere una corda, perché insomma io non sono molto d'accordo sul concetto di benessere, però non abbiamo fatto molto tempo a discuterne. E cioè io la vedo proprio come diceva Luca, che appunto cioè io ho provato a dire che secondo me la salute è quando il mondo interiore di una persona riesce a relazionarsi con l'esterno nel modo migliore possibile. Quindi cioè per me la salute non è benessere, nel senso che per me benessere vuol dire proprio stare bene, cioè vuol dire io non posso dirmi malata, ma io sto sempre incazzata, quindi non è che penso di, cioè che non so che sono malata perché sono incazzata, però non ho il benessere. E, quindi, e poi abbiamo anche detto che per noi la salute è un concetto soggettivo e autodeterminato. Non so se dovrebbe essere autodeterminato, cioè soggettivo. Non sì, poi abbiamo visto da comunque anche la questione di questo senso, nel momento in cui tu vuoi cercare di avere un significato, cioè devi cercare di avere un significato sulla salute, inevitabile comunque tu entri interno, almeno come, cioè per come adesso sono sviluppati i nostri contesti relazionali normalmente, cioè si entra immediatamente come vuoi da un significato che è un contesto normativo, quindi è l'intento ad esempio di finire la salute dalla specificità in cui puoi trovare le relazioni. Però cioè, per quanto mi riguarda, dai, una linea massima appunto cercare sempre di collegare la produzione del significato a una dimensione molto soggettiva. E quindi secondo me la salute in linea di massima è, la è il più ampio margine di possibilità che uno ha di darsi come corpo, come qualsiasi dimensione. Adesso faccio a quel punto di riflessione di tipo teorico, che poi dopo riapriamo un nuovo spazio di confronto, però faccio una sottolineatura. Primo, abbiamo sperimentato come sia difficile dare una connessione univoca, perché quando si mettono in gioco i soggetti arrivano con la loro soggettività e quindi si crea un pluralismo. Questo pluralismo è assolutamente benefico, non si riesce neanche a chiudere su una definizione, perché quando si comincia a raccontarsi partendo dallo stimolo, per esempio salute, beh, cominciamo a costruire dei processi di relazione in cui le persone portano se stesse. L'altra notazione è che sì, portano se stessi, o portano se stessi con l'incorporato sociale. Perché se io percepisco il mio benessere, lo percepisco rispetto a alcune categorie predefinite che vengono dallo spazio di legittimazione sociale. E quindi io sono come soggetto che desidera un prodotto delle relazioni sociali che mi sovrastano. È chiaro questo passaggio, che è molto socio-antropologico. Non sono soltanto un prodotto così generico della comunità, anche i miei desideri vengono allo spazio di relazione tra me e l'ambiente esterno. Per dire, quando noi trattiamo l'anoressia o l'obesità, l'anoressia di una giovane ragazza o l'obesità di un cinquantenne, possiamo ragionare nel dire è un cretino che non mangia, è uno stupido che si abboffa di patatine e di alcol, oppure possiamo aprire uno spazio di relazione in cui la visione che l'individuo ha sviluppato di sé è dovuta al fatto che da quando è piccola ha cominciato a giocare con le Barbie che sono minuscole, ha visto soltanto sui giornali delle donne magrissime, ha sviluppato questo uno spazio di visione del corpo. E allora se quelli che stavano intorno hanno cominciato a scegliere le ragazze magre che uscivano con dei tipi che erano fighi e le ragazze ciottelle se ne stavano a casa, beh, per forza che lei ha cominciato a utilizzare le strategie di resilienza che l'hanno portata in quella direzione. Poi è successo qualcosa che l'ha reso patologico, però non possiamo dare la colpa a lei dicendo che è stupida, oppure cercare di capire qual è il gene che le manca perché ha sviluppato questo tipo di visione del corpo. Allora com'è possibile che la soluzione sia soltanto facendo la romanzina al cinquantenne che è sovrappeso, senza considerare quali sono le condizioni sociali che l'hanno portato ad avere questa visione di sé e questa visione di sé nella relazione con la famiglia e con gli altri? Perché possiamo dire che le madri, le classi sociali basse sono
è più difficile quello che sto dicendo, però noi sappiamo, sappiamo sostanzialmente che le persone che vivono in una situazione di forte deprivazione, che sono malnutrite, secche perché sono malnutrite, che non hanno cibo, appena escono da quella fascia diventano obesi. E quelli che non avevano soldi per fare, per mettere insieme il pranzo con la cena, appena hanno 2 lire si comprano una Coca-Cola. Allora dice, vabbè, dovete bruciare all'inferno, perché c'è, cioè, adesso c'è 2 lire, date da bere la Coca-Cola e date da mangiare il Twix ai bambini, siete idioti. Però considerate che queste sono le stesse fasce, che hanno una bassa scolarità, un accesso limitato all'istruzione, una capacità di vivere socializzato, distrutta, perché probabilmente saranno quelli che vivono nelle periferie, in cui c'è un'alta violenza, in cui i processi di socializzazione sono più difficili e che hanno come unico spazio di apprendimento piacere accendere la televisione la mattina alle 4 e spegnere la sera alle 3 di notte. E in quella televisione che non possono pagare, il canale via cavo, guardano i programmi di uomini e donne tronista che ogni 5 secondi hanno interruzione pubblicitaria in cui c'è la qualcosa. Allora stiamo ragionando su quel processo di formazione del corpo come volontà dell'individuo, come costruzione del desiderio individualizzato o come l'incorporazione di un desiderio che li sovrasta e che loro incorporano perché hanno le strategie o meno di resilienza. In questo noi potremmo dire che nello sviluppo di quel desiderio rispetto al corpo abbiamo una dimensione che è l'incorporazione di processi sociali che ci sovrastano, che impattano su fragilità o resistenze che noi abbiamo come individui o come individui biologici, come individui psicologici e come individui sociali, è l'interrelazione fra i fattori di rischio, passati nel termine, multipli, che agiscono su di noi in maniera soggettiva, agendo sulle nostre resistenze o fragilità, produce non solo una certa visione di noi, ma una certa visione socializzata di noi che è la causa della nostra salute o della nostra malattia. Lo spiego più semplicemente? Allora, se voi avete un bambino denutrito che nasce sottopeso, ovviamente avrà un sistema immunitario che funziona peggio e un sistema di assorbimento peggiore che lo spinge o lo condanna ad avere il diabete quando diventa adulto. Ma perché lui è nato sottopeso? Perché la madre non aveva da mangiare. E perché la madre non aveva da mangiare? Perché era di povera, in un quartiere marginalizzato, di una favela brasiliana ed era nera, e perché stava dentro a quel quartiere povero ed è rimasta povera? Beh, perché non è nata in Brasile, che non era Scandinavia, dove non esiste un sistema di welfare e dove la popolazione in situazione di fragilità non ha ricevuto in maniera diseguale più risorse di compensazione della popolazione che invece viveva senza fragilità. E di conseguenza, dal tempo della schiavitù in poi, è sempre stato mantenuto un livello di apartheid e di segregazione che ha costruito la nascita di basso peso di questa persona, che l'ha portato a sviluppare il diabete quando è diventato grande, anche perché beveva la Coca-Cola. Allora, se noi ragioniamo invece sul bambino che è nato dentro alla stessa favela e non ha sviluppato il diabete, andiamo a ritroso vedendo che per esempio la madre nel momento della gravidanza ha avuto aiuto alla comunità e quindi ha avuto un'alimentazione normale, perché i genitori avevano come valore il fatto che la persona in gravidanza dovesse ricevere più risorse alimentari che gli altri, il bambino è nato tutto peso. Oppure perché il padre era un toro con un apparato genetico mostruoso, per cui la capacità biologico-genetica che una persona aveva di resistere anche alla deprivazione non ha prodotto una persona con un basso peso da nascita. Qualunque siano i fattori di resistenza o di fragilità, non importa se sono psicologici, sociali o di tipo
biologico, quello che importa è che noi dobbiamo ragionare su questo pacchetto, mai scindendo l'individuo dalla comunità e mai togliendo la parte biologica da quella sociale o da quella psicoculturale, perché stiamo lavorando su un complesso che mutualmente si alimenta. Se scindiamo, cominciamo a produrre una cosa che tecnicamente viene chiamata incolpamento delle vittime. Perché se quel soggetto desidera in maniera sbagliata o non è legittimato a desiderare, è perché sbaglia lui. Se invece produciamo un dispositivo di assolvimento sociale, desoggettiviamo, perché è sempre responsabilità della comunità e il soggetto non conta niente. E quindi in questo modo deresponsabilizziamo anche i soggetti. Perché tanto qualunque cosa fai, tu sarai sempre perso. Non devo mai puntare sulle persone, è sempre la sovrastruttura che è importante. In una maniera o nell'altra costruiamo una divaricazione che non è reale. Anche la parte biologica non può essere mai separata dal resto. Per esempio, studi di medicina su questo di uomo, dico, non è vero, perché la biologia che c'entra con la società. E allora perché nelle zone paludose, dove c'era più malaria, c'è più anemia mediterranea? E perché quando tu bonifichi l'ambiente, cessa di essere un vantaggio selettivo e quella patologia o quella variazione genetica si trasforma, si perde. Quando noi con un processo sociale decidiamo che di trasformare l'ambiente fisico, poniamo una pressione sul sistema biologico che è in grado di modificare la genetica, in una maniera o nell'altra. Quindi non possiamo dire che il gene, soprattutto se crediamo nei processi di evoluzione, e quindi non nel creazionismo, sia indipendente dai fattori ambientali, perché noi costruiamo la storia del pensiero scientifico a partire dalla pressione che l'ambiente fa sulla trasformazione soggettiva dal punto di vista genetico. Nessun baluardo resiste all'interazione tra corpo biologico, cultura e percezione del sé, definita in spazio psichico o culturale, e costruzione sociale. Sono tre cose che devono andare di pari passo sempre. Quindi quando noi ragioniamo su salute, e questa è l'altra notazione di questo, ragioniamo su uno spazio biologico, uno spazio psicoculturale, uno spazio sociopolitico-economico che sono sempre inseparabili. Cioè, per avere un altro spazio di relazione con la teoria, seguendo una referenza bibliografica potete cercare un'autrice americana che è una sociologa che lavora sulle disuguaglianze sulla salute, che si chiama Nancy Krieger, tutto qua K, Krieger. E il testo che non è tradotto in italiano si chiama Epidemiologia, quando l'epidemiologia conta. Comunque un articolo che facevo scaricabile del sito dell'università si chiama la teoria ecosociale nel XXI secolo.